to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that. Siamo a Firenze e siamo in un posto bello perché siamo in una villa ristorante che si chiama Regina Margherita, vicino a Rosano, Bagnaripoli, roba del genere. Sì, è vero, quindi Firenze Sud, la parte sud di Firenze dove ci si inoltra verso le colline, quelle buone, no? Quelle dove sì. C'è il vino buono, che sono rinomate certo. In tutto il mondo, perché veramente in tutto il mondo conoscono le nostre colline che circondano Firenze. Qui sotto però siamo ancora a Firenze, c'è questo ristorante, c'è un gestore che noi conosciamo molto bene, siamo Rosario, che fa situazione dove si mangia bene, ci si diverte, c'è un po' di musica, quindi insomma sarà sicuramente una serata reale visto che è Regina Margherita. Andiamo, Laura Scafondi, Marco Vigiani, Fabio Innocenti, Regina Margherita, Firenze. Buonasera a tutti. Via via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio pieno di nuvole e di uomini che ti sono piaciuti. Ma it's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful good luck my baby. It's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful. I dream of you chips. Don di do di don si può, si può. Don di don si può, si può. Don di do di don. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Cozze? Cozze? Cozze, qui ce ne sono tante. Cozze? L'ha vista di cozze, no? Cozze, sì. L'ha vista, buone sono. Sono cozze di tutti i tipi, però direi che sono... C'è anche il polpo. Che... C'è anche il polpo. È una tavolata bellissima. Sì. Siete questo... di... Chi siete? Siamo un fritto misto, diciamo aragosto misto. Quindi perché diciamo tutto questo? Perché la specialità di questo posto, perché soprattutto l'estate, è il pesce. È il pesce. E allora stanno... Rosario che sa tenere unite queste persone e di volta in volta ci troviamo. Fare una cena di pesce. Sì, sì, cena di pesce, degustazione di vino. Ah. Quello che so è per te. E non ci credi. E invece, eccola qua, come mi è venuta, chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori, sa con le parole. Spiegaci un po', vediamo che belle donne. Il dottore è un altro... Dottore in che cosa?
medicina generale, medicina legale. Un medico molto superiore a quello che le sto chiedendo io, però è un mangiare di qualità sano? Sanissimo, sanissimo. Proteine, glicidi e lipidi nella giusta dose. Nella giusta dose. Si mangia benissimo, ottimo vino. Detto da un dottore, medicina, ma anche legale. Tutto sano, qua si mangia sano. E come sono sane e belle le signore di questo tavolo? Possiamo andare a intervistare le vostre signore? Possiamo conoscerle? Sì. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me. E io ho detto è tutto quel che ho di te. Siete qui a festeggiare tutto, l'estate, l'estate. L'estate. La regina Margherita. Chi è la regina fra voi? Ti chiami? Fiorella. Roberta. Roberta. Buon appetito. Grazie. Tornando a casa. Scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Vai Paolino! Perché adesso no, cosa ne fai il miracolo? Il miracolo è Regina Margherita. Siamo qua vicino alle colline di Firenze, le colline più rinomate dove ci sono, c'è il mangiare buono, il vino buono. C'è Acero. Acero, lo conosci? C'è Acero, ci sono tutti insomma qua. Lui fa lo sculaccio anguille. Tutta le anguille le sculaccia tutti i giorni. Sculaccia le anguille. Fa di mestiere fa. Che vuoi dire le anguille? Dove le trova le anguille? L'anguilla te. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io mezzo col sorriso. Siamo in una parte veramente genuina di Firenze dove vengono le persone che amano mangiare bene, amano le cose buone. Evviva Firenze! Quindi evviva il Regina Margherita, dove stiamo vivendo veramente una serata bella, toscana. Forse sono in fallo, ma mi piace molto Madre Rita. Oh, avanti un popolo con la lambretta rossa, e tanto il tempo passa e lei non torna più per colpa di pi. Stavolta voglio stare a sentire sempre di sì. Che belle, belle, guardiamo, guardiamo qua. Arrivano delle vere conchiglie con dentro il vero pesce. Bello, bello, eh? Si mangia molto bene. Una conchiglia non è che sia proprio. Sappiamo che qua è gestito tutto da Rosario, che è una persona che nel mondo dei locali, nel mondo della ristorazione, è da tanti anni e cerca solo la qualità. Soprattutto ora che è venuto qua in questo posto, che è bellissimo, è vicino a queste colline intorno. E siamo sotto proprio. Siamo sotto. Lui ancora di più cerca la qualità, quindi è una garanzia. Siamo qua vicino alla musica, quindi continua la musica con Prosperi. Regina Margherita, abbiamo trovato Mr. Boogie, cioè la storia del Boogie Boogie. È vero, è vero, è vero. Quanto hai ballato? Tantissimo. Quante ballerine hai fatto volare? Tante. Allora, vuoi presentare il nostro pubblico? Mario, detto Mr. Boogie. Mr. Boogie. Ma la Vespa, la donna non ho, ma la Vespa domenicheggia, la Vespa mi porterà. Monta! Metti la gamba per montare, metti la gamba! La gamba!
fuori città. Come si chiama questa ragazza? Angela, come mia madre. Come mia madre. Ah, mia madre. La musica, la voce, tutto da grande Fabio Prosperi, in una cena bella, d'amici, goliardica. Tu sei qua sempre, spesso, volentieri? Sono qualche volta, sì, sì, almeno 3-4 volte in mese, 3 volte in mese, sì. Cioè, diciamo quasi una volta a settimana. Vieni a lietare la cena? Vengo a lietare la cena, a lietare, diciamo, sì, aspetto che quelli che non gli va scappino e poi gli arrestano, e si cantare, fa banda. E le fai cantare, raccontami in poche parole un po' la tua storia, oltre a essere qui. La mia storia tra le dita? Sì, vai. Sai, penso che... Questa. Sia stato inutile, questa è la mia storia. No, la mia storia niente, io nasco un tuo fan. Sono lisciato. Bugiardo. Ascoltavo sempre di radio. Alle di radio, sì. E poi niente, poi ho detto, ma senti che bella voce c'ha questo ragazzo, parla in radio. Ho detto, ti ringrazio perché... Ah, perché prima era ragazzo, ero ragazzo. Chiaramente poi... io ero piccolo. E ho cominciato a cantare nei locali. Che poi lui è uno dei pochi che ancora suona i campanelli, suona la chitarra, volevo dire, suona la chitarra. E come era di moda, e che ora non è più di moda, infatti, come si diceva prima, nemmeno suonare la chitarra. No, nemmeno suonare i campanelli. Allora ragazzi, suonare i campanelli, la chitarra non va più di moda. Ora si mette i dischi, già mixati. Con il computer, ora c'è il computer, esatto. Addirittura che fa sì, sono sei... i vecchi tornitori, cioè, come ancora quel... sei con il vinile, con la chitarra, sono campanelli, è bello. Sono Prosperi, qui si mangia bene, pesce, sì, si mangia da Dio, oggi da Rosario, pesce, da cinema cosa... in questo paradiso, in questa villa a Firenze, che è la nostra città, la bella città di Firenze, dove c'è Regina Margherita, anche Fabio Prosperi. Sei tu che lo ti vuoi bene, vai come sei, che ti sempre dei cazzi miei, lasciami vivere, oh. Io ti capisco, però quando arrivano i conti, sai, ognuno paga comunque i suoi, e stai tranquilla che io, soldi ce li ho. Le orecchiette con l'astice, hai visto? Orecchiette, io ho mangiato ogni cosa, era buono tutto, era buono tutto. Invece, butta giù, butta giù. Non sto a vedere le taglie. Una cucina straordinaria, grazie a Rosario. Eccolo qua. Ho mangiato il riso di pesce, le orecchiette all'astice, un antipasto poi, con le cose. Poi gli ho dato 50 euro e mi hanno dato anche il resto. No, ma questo anche il resto, perché resto, no, pensavo che mi chiedeva la differenza, invece mi ha dato il resto. Penso un po'. Ho mangiato i antipasti, con astice e tutto. Vino, tutto. Vediamo dove si trova questa roba a 50 euro e ti fai il resto. Che dà pure il resto da lui. Perché mi sei? Dai 50 euro e ti dai il resto, sicuro. Ti do quello che il mondo. Da Firenze, da Bagnaripoli è tutto, arrivederci. Ti voglio bene, non ci stai bene.